Di periodi ne abbiamo fatti molti assieme, molte cose stanno accadendo, sono accadute, molte cose che avevamo annunciato si stanno realizzando. Molte cose appunto anche che non si trovano d'accordo, che non trovano l'autoconsenso, e parlo soprattutto sul fatto che il monoteismo in tutte le sue varianti, e continuo a ripeterlo, in ogni sua variante, è sempre più pericoloso per quanto riguarda la nostra cultura, la nostra società, il nostro vivere civile, le nostre società e i nostri paesi. Per questo è importante anche ribadire questo, cioè nel senso che esiste una visione religiosa che è totalmente alternativa, totalmente diversa, che non ha nulla da condividere, da spartire o in comune con il monoteismo. E questo è importante. E questo appunto proprio come noi, come pagani, come Federazione Pagana, in questa trasmissione da 10 anni ormai, lo stiamo ripetendo proprio perché è importante l'aspetto religioso. Certo che bisogna sempre essere particolarmente attenti, osservare con precisione con la realtà che c'è attorno, quello che avviene, gli accadimenti politici e culturali del nostro paese. E sappiamo che purtroppo gli accadimenti del nostro paese sono sempre accadimenti che in questi periodi danno la dimostrazione di come il monoteismo si voglia incuneare, modellare la società e la cultura. E per ricordare questo, partendo appunto da autori che non sono certo pagani, vorrei sottoporre agli ascoltatori un libro che io reputo interessante, al di là del titolo, dello schieramento, della collocazione che si dà l'autore. Sto parlando del libro di Michel Onfray, che è Trattato di Ateologia, pubblicato dalla Fazzi. Un libro che sto leggendo, di conseguenza, non è che la mia recensione o il parlare di questo testo per me sarà esordiente, nel senso che appunto accennerà le parti che ho letto, però da quello che sono riuscito a leggere, da quello che appunto ho trovato, posso dirmi che come pagano, al di là del titolo, mi ritrovo in moltissime affermazioni. O potremmo cambiare l'aspetto della prospettiva, dire che Michel Onfray accetta, condivide o utilizza i metodi di analisi del paganesimo. Questo dimostra appunto che il paganesimo, di fronte anche alla realtà delle religioni monoteistiche, ha un mezzo, è un mezzo, una capacità, uno strumento che ci permette di comprendere la realtà della vita. E il fatto che appunto una persona che si dichiara per la teologia, cioè un'evoluzione dell'ateismo che poi cercheremo di dare senso compiuto durante la trasmissione, si riconosca in molte delle affermazioni dei pagani, e questo è significativo del fatto che questa trasmissione, il libro è recentissimo perché è uscito nel 2005 in Francia, è stato stranamente pubblicato con una certa rapidità ed è finalmente anche un aspetto positivo in italiano, ed è appunto un libro che ha avuto un successo enorme nel mercato francese e che spero che faccia altrettanto per quanto riguarda anche il mondo editoriale italiano. Appunto si chiama Trattato di Ateologia di Michel Onfray. Però sul punto, sul tema della laicità, che è un tema importante su cui noi stiamo sempre a combattere, a ribadire, perché i pagani non hanno il bisogno di convertire, di salvare nessuno, noi non abbiamo bisogno di imporre leggi, noi chiediamo soltanto che la vita sia rispettata, noi chiediamo che la vita abbia una valenza. E soprattutto una frase che voglio prendere e che condivido dal libro appunto di Michel Onfray, Trattato di Ateologia, quando lui dice: la ritirata delle truppe ebraico-cristiane non modifica affatto il loro potere e il loro impero sui territori che esse hanno conquistato, conservato e gestito per quasi 2 millenni. La terra è acquisita, la geografia è la testimonianza di una presenza antica e di una penetrazione ideologica, mentale, concettuale e spirituale. Anche assenti, i conquistatori restano presenti, perché hanno conquistato la maggior parte dei corpi, delle anime, delle carni e degli spiriti. Il loro ripiegamento strategico non significa la fine del loro impero effettivo. La religione ebraico-cristiana lascia dietro di sé un episteme, un zoccolo duro sul quale si opera ogni scambio mentale e simbolico. Anche senza il prete e senza la sua ombra, senza i religiosi e i loro turiferari, i soggetti restano sottomessi, modellati da 2 millenni di storia e di dominazione ideologica. Da qui la permanenza e l'attualità di una lotta contro questa forza tanto più minacciosa in quanto dà l'impressione di essere in decadenza. E quando noi diciamo che anche molti comportamenti di persone che si dicono non cristiane, non cattoliche, in realtà sono cristiane, ci soccorre una citazione di questo libro di Michel Onfray, Trattato di Ateologia. Dove resta allora il suo stato cattolico? Dove l'episteme ebraico-cristiana? Nell'idea che la materia, la realtà e il mondo non esauriscono l'attualità, che al di fuori delle istanze esplicative degne di questo nome resta qualcosa,
una forza, una potenza, un'energia, un determinismo, una volontà, un volere. Bene, per cercare di tradurre in altri termini, dice: dov'è il concetto pericoloso di questa religione monoteistica? Soprattutto lui si riferisce al concetto ebraico-cristiano della visione del mondo, nel fatto di pensare che la materia, il mondo, siano inadeguati, siano insufficienti e che abbiano bisogno di trovare all'infuori della loro esistenza, del loro essere, della loro natura, del loro valore, un qualcosa che li giustifichi. Cioè nel senso che questo Dio creatore, che non è mai esistito, che è un'invenzione, che è una menzogna, sia quello che dà il significato, il valore, la sostanza alle cose che esistono, perché in quanto create. Benissimo, io questa frase non ho problemi a sottoscrivere, anche se viene da una persona che fa un salto molto importante e che dice che bisogna stare attenti al discorso anche ateo, perché dice e tanti individui che si credono atei professano senza saperlo un'etica, un pensiero, una visione del mondo impregnati di religione ebraico-cristiana. E questo, vedete, è una cosa che molti che si sostengono staccati, separati, che sono totalmente alieni, dicono a una visione religiosa, in realtà hanno modellato il loro corpo, il loro intento, il loro spirito, la loro anima su principi cristiani. E questo è importante, perciò chi si arrabbia quando noi diciamo ma la tua visione è una visione cristiana, e questo dice ma io non sono cristiano perché non vado a messa, o perché non venero un Dio creatore, o perché non mi riconosco in Allah, non mi riconosco in Gesù Cristo, in Dio, nel Dio degli ebrei, in realtà questa contaminazione, e noi abbiamo definito sempre il monoteismo come una contaminazione, come una violenza, come una sopraffazione, come un'alterazione della natura delle cose, della natura del mondo, in realtà queste persone che certe volte si dicono staccate, in realtà sono cristiane nella sostanza dell'animo, che è la cosa più pericolosa, perché ricordiamoci che non si è tanto importante nella forma, ma nella sostanza delle cose, e perciò al di là delle etichette, che le etichette possono anche falsare, non dire la verità, non rappresentare correttamente l'esistenza, l'animo delle persone, il loro cuore è quello che testimonia la loro appartenenza a una visione diversa, a una visione che appunto si possa ricondurre o al monoteismo o al paganesimo. E questo testo ne è la dimostrazione, proprio perché dice è necessario, fondamentale usare la decostruzione del monoteismo, di tutto il monoteismo, di togliere qualsiasi significato, qualsiasi valore al cristianesimo, di pensare che il cristianesimo e tutti i monoteismi abbiano qualcosa da insegnare, da offrire, da proporre. E per lui è una cosa fondamentale questo, cioè dire non c'è nulla all'interno dei valori cristiani, dell'immagine che stessa di Cristo, che possa servire all'esistenza dell'uomo, all'esistenza dei popoli, delle comunità. E questo è un, chiamiamo un salto di qualità molto importante, proprio perché ribadisce quello che noi diciamo sempre, che il monoteismo in qualsiasi suo aspetto, in qualsiasi sua affermazione, in qualsiasi sua presentazione contiene un qualcosa che è pericoloso, che è malvagio, che è cattivo, che è feroce e che per, al di là delle parole di bontà, di amore, di fraternità, di solidarietà, in realtà si nasconde sempre l'anima del boia e dell'inquisitore. E piano piano persone intelligenti come Michel Onfray cominciano a scrivere questo, e come vedete anche in ambiti che non sono pagani, che non sono politeisti, che non hanno niente a che fare appunto con la visione politeistica, comprendono questo e comprendono l'importanza di questa lotta, di questa battaglia. D'altronde chi ascolta questa trasmissione sa che da molti anni noi sosteniamo che lo scontro del presente e del futuro sarà tra la visione religiosa del politeismo e la visione appunto religiosa del monoteismo. Però il fatto che noi chiamiamo religione il paganesimo, chiamiamo religione il monoteismo, sono due cose totalmente differenti, sono due cose che vengono definite con lo stesso nome, in realtà hanno un contenuto profondo, una sostanza, un'energia, un riferimento che è ben più in là, che è più oltre. Possiamo definire che la religione è un abisso tra il monoteismo e il politeismo, sono proprio un cambiamento di stato, è una cosa totalmente diversa, anche se la limitatezza della nostra cultura, della nostra lingua non permette di usare termini diversi. Voglio ricordare che il problema religioso è un problema che si pone con l'avvento del monoteismo, con la comparsa della follia giudaico-cristiana e poi con la follia musulmana, con i profeti, ma il primo problema religioso non si pone. Nessuna religione è una religione di predicazione, di imposizione, di conversione, solo il monoteismo porta questo. E che ci sia la necessità, comunque torneremo ancora sul testo di Michel Onfray, proprio perché dà degli spunti, dà la dimostrazione di come il nostro sentire, iniziato ben più in là del libro di Michel Onfray,
sia la testimonianza, la prova, la conferma, anche se di conferma e di prove noi non abbiamo bisogno, però ci fa piacere ed è sempre qualcosa di positivo scoprire persone che abbiano un retto sentire, un comune sentire, in cui se trovano su schieramenti, su posizioni diverse, siano dei compagni di strada. Ma anche altri autori, anche italiani, cominciano a ribadire la necessità di separarsi dal monoteismo. E parto da un autore italiano, da Umberto Galimberti. Umberto Galimberti scrive un articolo che si chiama Coraggio, siate laici. Scrive: ho sempre pensato che il laicismo soffra di un complesso di inferiorità dovuto al fatto di essere nato dalla morte di Dio, avvenuta almeno un secolo prima dell'annuncio di Nietzsche e che a tutt'oggi non ancora assimilata. Consideriamo qualcosa. Giustamente il Dio di cui si annuncia la morte, il Dio morto, il Dio che non è mai nato, cioè è la morte del concetto di Dio cristiano, logicamente è un evento recente, è un evento che ha impiegato moltissimo a farsi spazio nella nostra cultura. Ricollegandoci a una frase che dice Michel Onfray nel suo trattato di ateologia, lui dice chiaramente che per parlare del primo concetto di ateismo bisogna ricorrere al 1700, cioè 17 anni dopo dell'avvento del monoteismo cristiano e cattolico, qualcuno comincia a pensare che quel Dio cristiano sia morto, non sia mai esistito. Prosegue comunque, questo era un inciso, prosegue sempre Umberto Galimberti in Coraggio siate laici. Il secolo di riferimento è l'illuminismo, che Kant definisce l'uscita dell'umanità da uno stato di minorità, dovuta al fatto che prima l'umanità abdicava all'uso della ragione per seguire i dettami della religione. Il laicismo ha il suo manifesto nella lettera sulla tolleranza di John Locke, perché la tolleranza che non impone agli altri la propria visione del mondo è l'unica condizione per la convivenza tra le diverse culture ed esprime, a mio parere, un valore più alto dell'amore del prossimo, perché questo si risolve in un gesto di accoglienza che però non prevede l'accettazione incondizionata della visione del mondo di chi viene accolto. Questa è la ragione per cui la religione perdona i peccatori ma condanna, non potendoli più mettere sul rogo, gli eretici. Perché Kant dice che l'incapacità di servirsi del proprio intelletto, quando non dipende dalla carenza dell'intelletto stesso, è da imputare alla mancanza di determinazione e di coraggio del servirsene, senza la guida di altri. Quindi c'è una responsabilità a non essere laici, che non investe solo le sorti della conoscenza, ma la dignità stessa dell'uomo, che rinuncia a servirsi proprio di ciò che lo distingue, l'uso della ragione. Di qui l'esortazione di Kant, sapere aude, osare essere uomini e non bambini bisognosi di tutori. Con l'illuminismo, il laicismo diventa gesto di etico e per effetto di questa saldatura l'illuminismo non è più solo la caratteristica di un'epoca storica, ma la prerogativa della condizione umana, che non può essere disattesa se non al costo, scrive Kant, di violare e calpestare i sacri diritti dell'umanità. È quindi doveroso essere laici, non solo per salvaguardare l'autonomia del proprio giudizio, ma anche per garantire questa autonomia alle generazioni future, della cui libertà di pensiero siamo responsabili, poiché che con l'educazione non ne avremo limitato la capacità critica. Quanto alla ritualità, nulla impedisce che la si introduca per ragioni estetiche, avendo gli uomini bisogno anche del bello, ma l'uso della ragione prima del rito e la sua codificazione del diritto, come lei suggerisce, è ciò di cui abbiamo bisogno soprattutto oggi in cui assistiamo al rifiorire dei fondamentalismi religiosi, cristianesimo compreso. E questo è un testo appunto del primo di ottobre di Umberto Galimberti. E questo testo ci dice chiaramente come anche lui si renda conto che il fondamentalismo stia dilagando, stia influenzando, stia sconvolgendo la nostra cultura, stia alterando qualsiasi rapporto, qualsiasi legame, come il fondamentalismo cristiano e delle altre religioni sia in realtà un qualcosa che piega l'uomo. E soprattutto Galimberti ricorda anche l'importanza dei bambini, del fatto che noi dobbiamo insegnare loro l'autonomia, l'indipendenza, non certo la dipendenza da principi, da valori, da follie varie. E sempre su questo tema mi ricollego appunto a quanto scrive Michel Onfray in Trattato di Teologia e vado a leggere un piccolo passo
che però è significativo per quanto appunto ci ricorda l'importanza dello scontro con la visione monoteistica. Disse: la carne occidentale cristiana, anche quella degli atei, dei musulmani, dei deisti, degli agnostici educati, allevati e ammaestrati nella zona geografica ideologica ebraico-cristiana. Il corpo che noi abitiamo, lo schema corporeo platonico cristiano di cui siamo eredi, la simbolica degli organi e la gerarchia delle loro funzioni, la nobiltà del cuore e del cervello, la trivialità dei visci e del sesso, neurochirurgo contro protologo, la spiritualizzazione e la dematerializzazione dell'anima, la distinzione di una materia peccaminosa e di uno spirito luminoso, la connotazione ontologica di quelle due istanze atticamente contrapposte, le forze inquietanti di un'economia libidica moralmente temuta, tutto ciò struttura il corpo a partire da 2000 anni di discorsi cristiani, l'anatomia, la medicina, la fisiologia, certo, ma anche la filosofia, la teologia, l'estetica contribuiscono alla scultura cristiana della carne. Bene, abbiamo già una telefonata, diamo il via al nostro ascoltatore. Sì, pronto? Sì, pronto, sì. Buongiorno. Parla Radio Gamma 5. Sì, ciao. Ascolta, ciao, bello. Dimmi. Ma che è Alvise? Alvise cosa? Alvise non fa il programma del pomeriggio? No, Alvise non lo fa più. Non se, lo fa se, più? Si è ritirato a vita privata e è andato in pensione. Bene, grazie, no, ciao. Benissimo, ha dato un annuncio a questi ascoltatori. Sì, pronto? Pronto, ciao. Francesco. Ciao, ciao. Senta, a proposito, su un freddo qua davanti, mm. Io leso, non cammino, e se non mm. Anche stamattina sono in libreria, che se un'altra persona lo va a comprare, mm. E se un libro che va via, insomma. Sì, un libro di successo, infatti io guarda, l'ho recuperato da poco, l'ho recuperato solo sabato, sì, e sì. Ti posso dire appunto che sabato, almeno nella libreria in cui sono andato, ce n'era una bella consistenza di, sì, sì. Di titoli. Sì, 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 anche mm. In Francia te vedi 200.000 copie vendute subito. Dopo naturalmente se sei anche là, va bene, ma però sei un buon inizio. Sì, sì, no, ma anche perché finalmente affronta le cose in una maniera radicale, esatto. Che molti laici non fanno certo in esatto. Italia. Anche perché sui giornali basta guardare qua il Gazzettino, il Papa scatena la gioia dei bambini guariti. Cioè, io non riesco a capire una pagina intera. Qua che sei fuori di testa, 9 anni, ucciso la malattia, sequestrata, perfino io sequestrare una cassetta di una troupe TV. Se a Padova gli fa la città della salute, così, la città della speranza, sì, della speranza, sì, è una cosa fuori di testa. Ma sai, il dolore deve essere sempre gestito, esatto, dai cattolici. Il dolore, cioè... il dolore. Dopo attestata la famiglia cristiana e dice che non c'è storia senza chiesa, in pagina, e ora che esce un libro a solo 1 euro, il primo libro della famiglia cristiana, sì. Storia dei cattolici e la questione sociale, dal 1878 al 2005, era un volume per ogni uscita, anche io ho detto, da Leone XIII al Benedetto XVI. Sì. Beh, è per contrastare la storia del criminale cristianesimo di Deschner, esatto, cioè, no. Erano altri con... sa che veniva fuori il 7° volume, non so, io aspettarlo e niente, dopo che sei qua Emanuele Severino, che mi non so, ritorna in un ateneo cattolico, non riesco a capire qua, dopo 30 anni nell'università del Papa elogia Ratzinger e critica il laicismo addirittura, anche, sì, anche Severino, eh sì, su Corriere a Sera pagina 51, ma devo ancora leggere il Corriere di oggi, per ah madonna fortuna, bene, poi no, su col libro sul nichilismo, non so per cosa ancora leggere anche a me l'articolo, però se non so mi... A meno che il titolo non sia fuorviante come sempre, cioè nel senso che non dica la verità, non dica delle cose, sì, appunto, precise, insomma. Però insomma, che Severino vadi ad elogiare Ratzinger mi sembra alquanto remota come possibilità. Sì, appunto, anche beh, c'è che i giornalisti dopo fa crema sopra, no? Perché mette. E dopo che c'è una quanti per Giorgio Di Freddi, lo conosci tu? Sì. Di Freddi, go, sì. Un bel libro della Dedalo sulla. Sulla logica da Platone a oggi, insomma, che è uscito da poco a cura dei pesatori freddi, e niente, a proposito di un intervento di Marcello Pera, era anche questo qua che c'è una diatriba anche qua tra razionalità di Pera e Ratzinger, e dopo qua mette in Giulio Giorello che c'è
Giorello non è... Sì, Giorello mi si dichiara laico, anche se ho letto il suo libro sul laicismo, non so, mi sembra alquanto superficiale e poco pregno di contenuto, cioè nel senso non mi è molto piaciuto, cioè, a parte appunto il titolo, ma però non ha dato sostanza. Se devo consigliare un libro laico, consiglio appunto Tratto di teologia di Michel Onfray, mi sembra decisamente ha delle vette. Ma non con niente di Giorello, cito Giorello perché se fa parte, cioè dirige la catena di Cortina, sì. La catena sì, la casa editrice scientifica, sì. Che ho avvistato stamattina di Searle, la mente, no? La mente di, te conosci Searle? Sì. Anche se non l'ho mai approfondito, lo conosco come autore. Insomma, è abbastanza. E niente, dopo qua fa una diatriba, qua vede un quarto di pagina che mette insomma un poco di tutto, ecco. Niente, ecco tutto qua. Ma comunque come lo trovi il libro di Onfray, Tratto di teologia? Hai cominciato, hai letto qualcosa? O... Sì, ho cominciato, ho cominciato perché sai che inizio libri dopo... Beh, come io, sai, io faccio la stessa cosa, insomma. Mamma mia, non so come andare, cioè uno meglio che altro, posso dire, iniziare Thomas Mann, i saggi, le considerazioni di un impolitico... lo sciacallo ontologico sono all'inizio comunque, sì, sì, sì. Dopo in compagnia, ma comunque dico, vale, io te lo consiglio, leggilo perché merita, cioè, sì, senso sì, che... beh, credo che merita e dopo basta, dopo ho preso sempre un libro sull'evoluzione di Michele Sarà, lo conosci? No, questo non lo conosco. L'evoluzione costruttiva, i fattori di interazione, cooperazione e organizzazione. Cioè, sarebbe l'evoluzione, insomma, sul tipo di darwinismo, darwinismo su DNA, sugli animali, sull'evoluzione della UTET e Nerone. E Nerone? Di chi? Di Edizioni La Terza, di Edward Champlain. Non lo conosco come autore. Comunque è bello, sono Edizioni La Terza, sostanzioso, insomma, parla appunto anche delle... della vita, insomma, dei riti, della vita... Sì, bene, Nerone sarebbe un personaggio che andrebbe giustamente rivalutato perché i cristiani ne hanno detti di cotte di crude, sì, di falsità, di menzogne. Di l'hanno dipinto stato come un mostro, in realtà non era stato un mostro, sì, ma era una persona molto intelligente. Era un pezzo che lo avevo lì e dunque... Non, ecco, poi ho preso un libretto di quelli economici, dell'epoca delle passioni tristi di Petrinelli con una prefazione di Umberto Galimberti su una fascia, finalmente un libro veramente serio sul disagio dei giovani che ha preso avvio al giorno che il futuro non è più apparso come una promessa ma come una minaccia. Sai, la cultura cristiana dell'apocalisse, della fine dei tempi, dell'avvento dell'anticristo, sì, sì. Sai, del giudizio universale, non posso dipingere un futuro positivo, insomma, o un futuro desiderabile. Ecco, dopo in Lombardia non usate la pillola abortiva, vietato a Niguarda, usare la pillola abortiva, genetica pronta alla mappa delle malattie. Va sempre bene. Sul Corriere della Sera. Perfetto. Ecco qua, io ho fatto un po' di... Di rassegna stampa e di attualità letteraria. Sì. Bene. Va bene, come va? Tutto bene? Sì, bene, Ivano. Bene, Ivano. Grazie dell'intervento. Sì. Ok. Ciao. Ciao. Sì, ricordo le linee telefoniche che sono già aperte, 049 700 700. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Francesco, sono Guido da Campus Sampiero. Ciao.